Ciao a tutti e buongiorno. Mi sono appena svegliato e ho deciso che oggi mi porterò con me, forse anche domani, non so se farò un vlog di uno, due, più giorni, però in questi giorni mi porterò un po' con me. Adesso mi sono appena svegliato, vado a fare la mia skincare e poi torno da voi. Oggi, visto che ho un pochino più tempo, voglio provare a fare questa maschera. Non lo so, proviamo, è la prima volta che ne faccio una. Così, almeno di quelle buone, ne facevo tipo anni fa, ma quelle super scrause, tipo, non lo so, della Lidl. Quindi, volevo provare questa oggi. Cioè, ho lavato il viso con questo. Ho messo il tonico e l'acido ialuronico e ora metto la maschera. Provo almeno. Però questa roba che ho visto tipo su TikTok di tagliare qua, perché tipo mi cade sempre in bocca e mi fa un po' fastidio. Ok, ignorando queste condizioni indecenti, però voglio tenerla su almeno mezz'ora. Che poi ho provato quella cosa di TikTok di tagliarla qui per farla stare meglio. E stava meglio all'inizio, però poi la parte in mezzo si è tipo asciugata un po'. Non so perché, quindi tipo mi si riapre. Però vabbè, è la prima volta che lo faccio, è andata così. Questa volta la tengo un pochino più scomoda, ma non la taglio, così forse funziona meglio, vabbè. E vabbè, ora penso che mi metterò un po' a studiare storia dell'arte, così almeno non parlo e non si apre tutta. Vabbè, ora lascio stare a chiuderla, parlo e poi metto a studiare un po' storia dell'arte, che adesso la mia amica mi ha dato i quaderni, i libri di prima e adesso mi metto un po' a studiare le cose per l'esame per entrare in seconda. Ho già organizzato un po' le robe su Notion. Poi farò un video più specifico su Notion perché tipo è una delle cose che adoro. E vabbè, e mi metto un po' a studiare. Oh mio Dio, sono imbarazzante. Sembro tipo, come cazzo si chiama? Vabbè, non mi viene, non mi verrà mai, però è tipo un personaggio di qualcosa. Tipo un mostro, vabbè. Se vi viene scrivetelo, perché ora ho il dubbio, però tanto se penso non mi viene comunque. Vabbè, giù, chiudiamo qui e studio. Ciao, la mattina è quasi finita, è tipo mezzogiorno e 40 e oggi non ho fatto niente alla fine, cioè ho fatto quella maschera, la skincare, studiato, ma pochissimo perché tipo, non lo so, è una vita che non studio, mi sono distratto un sacco al telefono, tipo ho studiato pochissimo rispetto a quello che mi ero prefissato, però sono comunque stanco come se avessi studiato davvero e invece sono stato al telefono ed è stato veramente inutile. Boh, penso che oggi pomeriggio proverò a ristudiare un altro po' e adesso mi metterò un po' a giocare a Minecraft perché sono stanco di studiare, anche se ho studiato pochissimo. Devo un po' riabituarmi. Vabbè. Nulla dopo, adesso gioco un po' a Minecraft. Ok, prima di prendere adesso mi metto un po' qua all'iPad e devo preparare delle cose per un regalo di compleanno per un mio amico che fa il compleanno tra 2 giorni e nulla, ora preparo un po' queste e poi penso che più tardi oggi pomeriggio giocherò un po' al computer e studierò. Comunque sì, visto che oggi ho fatto poco perché ero stanco, questo vlog penso durerà più giorni, cioè oggi, domani, dopodomani, così faccio tipo un vlog di un po' di giorni con me, non lo so. Spero possa piacervi. E niente, vado a fare questa cosa. Alla fine ho deciso che non studio perché sono stanco e poi più tardi devo andare in palestra. Non ho assolutamente voglia, devo riabituarmi piano piano. Sono stupido a pretendere tipo che oggi è il primo giorno che studio, posso studiarmi, non lo so, 4 capitoli di storia dell'arte, quindi nulla, mi sa che ora mi preparo una merendina e mi metto a fare un po' di disegni, tipo di quelli che per l'artistico in chiaroscuro su carta, che non li faccio mai. Penso boh, starò un po' su amico, non lo so, cercherò di fare qualcosa di utile però un pochino più tipo tranquillamente per rilassarmi adesso. Mi preparo una merendina. Ho preparato la merendina, ora continuo questo, lo so, è brutto, però
sono le prime volte che faccio il chiaroscuro, visto che non lo faccio da una vita. E boh, questo è l'esercizio che devo fare ora tipo delle composizioni di solidi con varie illuminazioni e varie composizioni. Poi passerò tipo a oggetti semplici, cioè in realtà ho già provato, però dovrei in realtà fare gradualmente una serie di esercizi che mi hanno dato alla scuola, perché a settembre devo portargli questi esercizi, poi mi interrogano sulla storia dell'arte e mi fanno entrare in seconda nella nuova scuola. Quindi nulla, mi metto un po' a lavorare su questo, penso starò un po' su Discord o su Meagle, così, per non annoiarmi troppo. Buongiorno anche oggi, benvenuti nel secondo giorno del vlog. Mi sono appena svegliato, ho fatto la doccia e adesso sono qua. Penso che oggi, cioè stamattina, proverò a studiare. Oddio, però le cose stranissime, ok. Dicevo, proverò. Non lo so, è strana l'inquadratura, vabbè. Ascoltatemi, non guardatemi. Oggi proverò a studiare anche stamattina, sperando di non distrarmi come ieri. Boh, penso studierò. Sono le, che ore sono? 10:30, 11:30. Studio, provo a studiare un'ora e me. Un'ora, sì. Provo a studiare un'ora e boh, vedo quanto riesco a fare. E poi penso che più tardi giocherò un po'. Nulla, e poi vi porterò con me nel resto della giornata. A dopo. Appena finito di studiare, anche oggi mi sono distratto tantissimo, sicuramente però meglio di ieri. Piano piano ricomincerò a tipo studiare a modo senza distrarmi, però boh, sono riuscito a quasi finire gli Egizi, perché sto ripartendo storia dell'arte da capo, perché devo recuperare tutta la prima del liceo artistico per entrare in seconda. Adesso sono in bagno, così, perché devo fare skincare, non ho ancora avuto tempo stamattina e nulla. Ma lo faccio, poi penso che dopo giocherò un po', non lo so. Questo YouTube penso di non avervi tipo mai parlato di cosa uso per fare skincare, quindi boh, vi faccio vedere in questo vlog. Come prima cosa uso detergente di CeraVe. Ok, adesso bagno un po' la faccia con questa che è la Mist di Florence. Questa qui è quella all'odore di rosa, che mi piace molto di più di quell'altra. Ne avevo forse parlato anche in un TikTok, non mi ricordo. Vabbè, uso questa e mi inumidisco la faccia per poi mettere il siero. E di siero uso questo all'acido ialuronico di The Ordinary, che non sta mettendo a fuoco, però vabbè, lo conoscete tutti. Dopo il siero metterò questo, che è tipo il residuo della maschera che ho fatto ieri. È rimasto un sacco di liquido, quindi lo metto. Volevo farlo ieri sera, ma mi sono dimenticato. Appena il siero si è un po' tipo asciugato, metto questa anche. Ok, adesso metto la crema occhi, contorno occhi di... Non metterà mai a fuoco sto stronzo. Ok, la crema contorno occhi di The Increased. Questa ha la caffeina, penso sia l'unica in realtà che hanno contorno occhi, ma non sono sicuro. Ok, adesso metto la crema. Metto... Dov'è? Eccola. Questa è F'Clair K+. Non mette a fuoco la stronza. Ok, l'F'Clair K+ della Roche-Posay. All'inizio usavo tipo solo questa, però poi ho iniziato a sostituirla certi giorni con... Dove cazzo è questa? Di cui non dirò il nome perché non so dirlo. Perché questa qui, K+, ha l'acido salicilico. E quindi tipo quando faccio, non lo so, il peeling o comunque certe cose non va bene, comunque sono tipo irritato, non lo so, ho preso troppo sole, cose del genere. È meglio alta, ecco. Metto a posto il disastro che ho fatto qui nel tempo che si asciuga la crema, e poi metto la crema solare. Questa qui l'ho presa da poco ed è boh, la mia preferita. Poi quando la metto vedrete, quindi tipo si assorbe bene, lascia bianco, non mi irrita, non mi fa niente. Perché prima usavo, non la trovo, ma era la crema di Avène, che boh, tutti dicono che è buona. A me mi irrita pure quella, perché non lo so, mi irrita tutto. Bellissima. E nulla, questa è la mia skincare attuale. Poi tipo dovrei fare degli ordini su PSTyle per aggiungere delle cose, però non l'ho ancora fatto alla fine l'ordine. E nulla.
Ciao a tutti, buongiorno. Questo è tipo il terzo giorno del vlog. Ieri pomeriggio non ho vloggato perché ero a casa di un mio amico e ci sono ancora. E stiamo provando il VR. È bellissimo, mi sa che me lo comprerò. E nulla, penso poi vi metterò qualche clip di cui gioco al VR e poi vi metterò qualche clip di oggi pomeriggio che vado al compleanno di un altro mio amico. Serio? Hai fame? Allora, tiro con l'arco sulla Wii. Allora, così. Ah, poi con questo con l'arco e poi... Tutto ancora, ancora. Vai, più che puoi. Più no? Fai cagare. Ho sbagliato. Buongiorno a tutti, questo è tipo il quarto, penso, non lo so, vabbè, l'ultimo giorno di questo vlog. Stamattina ero un po' stanco, non avevo troppa voglia di registrare. Comunque non ho fatto molto, ho fatto la mia solita skincare e poi ho studiato anche stamattina storia dell'arte. E vabbè, sono riuscito finalmente a finire. Non trovo il foglio. Già all'inizio di questa parte di video non sentivate niente. Adesso è ancora peggio, non sentivo nulla, quindi vi dico un po' io. In pratica stavo spiegando che mi hanno dato questo foglio al liceo artistico dove c'erano gli argomenti da studiare. Io ho finito tutto il primo blocco che ho indicato un attimo fa, e quindi nulla, sono stato molto bravo perché ho finito tutta l'arte preistorica e preellenica e tutto quel blocco lì che ho indicato di nuovo. E nulla, questo. E adesso qui non mi ricordo che cazzo stavo dicendo. Ah sì, che stavo sclerando a passarmi i file per editare l'altro vlog. E nulla. Ciao! Sono sempre Filippo dell'editing, questa sera non ero riuscito a registrare, quindi ho fatto qualche foto e adesso vi racconterò un po'. In pratica mi hanno legato quella maglietta bellissima, c'era scritto Fuck Me, I'm Famous, proprio come me. Era tipo 8-9 anni la taglia, mi stava microscopica. Comunque poi dopo mi sono comprato questi occhiali bellissimi, iconici, verdi. E poi siamo andati al Luna Park con i miei amici e poi nulla, sono andato a dormire. Grazie di avermi seguito per tutto questo vlog.